Bilancio positivo per il 2021 delle macchine utensili, produzione in forte ripresa sia sul mercato italiano che nell'export. Fabrizio Patti. Per il settore delle macchine utensili si chiude un anno ottimo e se ne preannuncia uno record. Più 22% la produzione nel 2021, secondo l'associazione di categoria UCIMU, dopo il meno 20% dell'anno scorso. Più 10,9% la previsione per il 2022. Usciremo sicuramente da questi dati negativi del 2020, recuperando quindi i valori del 2019, ma non solo, anche quelli del 2018, che era un anno record nella storia del settore. Sale anche l'export, soprattutto verso Germania e Stati Uniti, mentre scende quello verso la Cina, paese che punta all'autosufficienza entro il 2025. Ma il boom deriva soprattutto dal mercato interno, più 27,8% quest'anno e più 14,5% l'anno prossimo. Incentivi governativi che sono stati fatti a livello di investimenti in transizione 4.0 hanno funzionato ed è uno dei motivi per cui noi come UCIMU chiediamo che vengano resi strutturali. Due, le richieste degli industriali per la legge di bilancio. Spostare di 6 mesi, fino alla fine del 2022, la possibilità di consegnare i beni acquistati con gli incentivi nel 2021 e far sì che la riduzione dei benefici fiscali, in vista della loro abolizione nel 2025, sia più graduale. Crescono nel 2021.